Dove state? Io intanto ne approfitto, il gruppo che deve suonare dopo può già avvicinarsi. Ne approfitto per fare i ringraziamenti, che in questo caso non sono ringraziamenti di rito ma sono sentitissimi, a Don Mimmo e al Centro Iober che ci hanno ospitato, così come hanno fatto per 10 anni in cui abbiamo fatto qua il nostro Festival Micantino, che è stato il primo momento, diciamo, in cui abbiamo cominciato a fare questo tipo di attività. Quindi un ringraziamento al Centro Iober e ai suoi ospiti. Direi di fare un applauso anche per questo. E poi volevo ringraziare il team dell'associazione che ha collaborato per organizzare questo evento, in particolare Rino Casale, il nostro fonico storico, che ha dovuto superare non poche difficoltà, e poi tutti gli altri, Michele, Aldo, Titi, non so se è arrivata stasera perché aveva qualche problema. Quindi è stato veramente difficile anche per noi organizzarlo, perché organizzare questo evento, perché voi potete immaginare, ci siamo riuniti anche noi via web, approfittando dei momenti di libertà da lavoro, eccetera. E anche noi ci siamo dovuti confrontare con queste nuove modalità, ed è stata una rincorsa, perché poi capite bene che mentre le regole del gioco cambiano, bisogna comunque giocare. Quindi siamo arrivati a svolgere questa manifestazione dopo che c'erano state diverse novità nella gestione della crisi. Quindi ogni volta cambia l'orario, cambia la sede, cambia questo, cambia quest'altro. È stata veramente dura. Allora, che dire del secondo gruppo che arriva qua sul palco? Innanzitutto avremmo voluto avere un gruppo molto più articolato e numeroso, però avete visto voi stessi che abbiamo preferito fare le cose che potevamo realmente fare, cioè adatte a questo tipo di situazione, e quindi ci dispiace un po' di aver sacrificato questo artista. Un'altra cosa che sicuramente avete compreso è che noi stiamo sempre con le antennine alzate. In che senso? Nel senso che cerchiamo di capire cosa stanno facendo, diciamo, gli artisti del nostro territorio, no? Quindi cerchiamo di ascoltare, di frequentarli, sia pure in modo immediato, cerchiamo di stare loro vicino. E quando abbiamo pensato di organizzare questa serata, volevamo portare sul palco qualcuno che durante la pandemia, anziché stare a oziare, avesse messo a frutto il suo talento. E quindi devo dire che c'era tantissimo materiale, perché gli artisti non stanno mai fermi, secondo me, anche nello spazio ristretto della loro casa, anche nella ristrettezza della limitazione della libertà, loro sono sempre in grado di produrre qualcosa di nuovo, qualcosa di affascinante. Quindi avremmo avuto tantissima scelta, però ci ha colpito una cosa, che Gabriele, vieni Gabriele, vieni qua vicino, Gabriele Zaccaria. Gabriele durante il periodo della pandemia ha scritto diverse canzoni, infatti stasera ve ne presenterà alcune. Ma una in particolare ci ha colpito, perché si intitola Tu Bea, io Dante. Allora, perché ci ha colpito? Perché quest'anno ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. E quindi, fra i vari temi che volevamo portare all'interno di questa manifestazione, sicuramente c'era quello dell'omaggio a Dante Alighieri. Quindi stavamo pensando a come fare, a cosa fare, eccetera, eccetera, è saltato fuori lui con questa canzone che vi farà
ascoltare stasera dal vivo, che praticamente ci è piaciuta tantissimo, perché dicendo Turbea Iodante ci ha reso molto vicino il sommo poeta, cioè ha annullato le distanze praticamente, facendolo apparire come uno di noi, e questo ci è piaciuto tantissimo. Quindi stasera l'ascolterete voi per la prima volta, cioè magari l'avrete ascoltata anche sui canali, i social, eccetera eccetera, ma vi assicuro che non è la stessa cosa. E che cosa abbiamo fatto? Volevamo, ripeto, avremmo voluto mettere a disposizione di Gabriele una vera band, perché all'inizio l'idea era questa, poi piano piano la band si è ristretta, per cui con lui stasera ci sono Aldo Chiumo, che fa parte del nostro team, alla chitarra, la nostra vecchia conoscenza che collabora sempre con tutte le nostre iniziative, e poi c'è questo ragazzo qua che chi ci segue da anni forse se lo ricorda, bambino, non... perché lui ha cominciato a frequentare il nostro parco e aveva 10 anni, o no? 12 anni, 12 anni. E faceva prima il percussionista, adesso è cresciuto sia come corporatura, diciamo, è diventato un uomo imponente, ma è cresciuto anche musicalmente, tant'è che è uno dei più apprezzati session man che ci sono qua nel territorio, quindi avremo modo di ascoltarlo in questa nuova veste. Allora vi lascio in compagnia di Gabriele Zagaria. Buonasera. Ci siamo. Aspetta un attimo. Posso prendere il video. Allora, cosa possiamo dire? Tornare a cantare dal vivo è un'emozione davvero indescrivibile. Sono davvero felice di aver preso parte a questo evento e ho scoperto davvero un chitarrista fenomenale che è Aldo Chiumo. Ho avuto il piacere di incontrarlo in questa avventura e tra le nuove conoscenze ho avuto il modo di... ho avuto il modo anche di incontrare ancora una volta Simone Di Meo. Ormai noi da anni suoniamo insieme, cantiamo, siamo un duo, un trio, siamo un po' tutto. Chi vuole venire lì? È aperto a tutti. E quindi quando gli ho proposto di accompagnarmi ancora una volta, lui non ha esitato. E questa è una cosa bellissima, perché si vede che questi due ragazzi hanno la musica nel sangue. Quello che è davvero una cosa bellissima. Io con le parole non sono molto bravo, diciamo che lascio parlare la musica per me. Però parlo. Ok, va bene, quindi appena siamo pronti fatemi un cenno. Come già diciamo preannunciato, sì, c'è questa canzone che si intitola Turbea Iodante. È una canzone, diciamo, molto particolare, che mi sta molto a cuore, scritta ormai qualche anno fa, e parla di come sarebbe, diciamo, una divina commedia ai giorni nostri. Mi piace, appunto, mi è piaciuto elogiare la figura della donna proprio come faceva Dante stesso. E poterla riarrangiare in acustico con questi due strumentisti, polistrumentisti, è stato davvero una cosa molto interessante, quindi spero vi possa piacere. Cammin di nostra vita, la mia si era smarrita, ma per fortuna ti ho intravisto entrare dall'uscita. Inferno, purgatorio, paradiso, che differenza fa?
l'ora di tutti arriva, come l'amore ma c'è chi aspetta poi senza trovarlo. Basta ragionarsi che d'amore quel passo mai fatto, mai un pianto, se solo tu vedessi anche me. Io potrei se potessi amerei, amore solo te, che tutto farei. Io potrei se potessi amerei, io con te, tu con me, infiniti replay. Io potrei come danni camerei, amore solo te, con te io scapperei. Io vorrei con te scriverei, con di che morire felice, tu per me la mia Beatrice, tu mea, io Dante. Tu vea, aiutante, tanto gentile e tanto onesta a fare, almeno così dice lui, col suo fare stravagante va, invita tutti gli dèi, ma quando cala il sole e viene la notte, mi faccio trasportare da Caronte. Il cielo non sei tu, mi perdo nei tuoi occhi, non voglio tornare più. Io potrei se potessi amerei, con te solo te, perché tutto farei. Io potrei se potessi amerei, con te tu con me, infiniti da te. Io potrei come tanti amerei, con te solo te, con te io scapperei. Io vorrei io per te scriverei, tu vuoi che mori felice, tu per me la mia Beatrice, tu vea. Io Dante chiamavo senza fare male, come nei musei senza toccare, siamo due universi paralleli al temporale, che giocano col mare per cambiare l'impressione, ma chiamo in fondo un concetto simile all'amore. Io potrei se potessi amerei, ma te solo te, per te tutto farei. Io potrei se potessi amerei, ma te solo te, infiniti replay. Io potrei come tanti amerei, ma te solo te, con te io scapperei. Io vorrei io per te scriverei, dopo di te mori felice, tu per me la mia Beatrice, tu Bea, io Dante. Tutto ok, Aldo, tutto ok. Ok dai, la prima entrata è... wow, è stata davvero energia pura. Non trovo davvero le parole per descrivere tutto questo. Questa canzone, diciamo che mi ha accompagnato in questi anni, in vari eventi, in varie spiaggiate tra amici. Diciamo che tra di noi ce la canticchiamo anche un po'. Ci sono molto affezionato. Per ora andiamo avanti. Oh, quante merci. Fa tanto. Per fortuna c'è un po' di venticelli. Allora, la prossima canzone che sentirete si intitola Speranza. È l'ultima canzone, diciamo, che è uscita. Tutto quello che sentirete sono canzoni che potete trovare se vi sono piaciute. Se non vi sono piaciute, non cercate, tranquilli. Questa canzone... è una canzone anche, tengo molto anche a questa, sì, diciamo che le canzoni sono come un po', sono come dei figli, diciamo, ti piacciono un po' tutte, però non sapresti scegliere qual è il tuo preferito, perché si vuole bene a tutti i figli in modo uguale, di regola, sì, dovrebbe essere così. Ed è così anche per le canzoni. Quando scrivo, diciamo, sento proprio questa necessità, scusate l'agitazione, diciamo che... ok, si sente un po' di atmosfera. Diciamo che questa canzone è una canzone molto diversa da Tu Bea e Dante. È una canzone che ho fatto uscire, diciamo, ultimamente proprio per un grido, davvero, un grido di speranza per la situazione che stiamo vivendo. E spero tanto che vi piaccia, che possa farvi un po' viaggiare. Ecco. Cerco nuove idee
gira e mi confonde. A che serve ricomporre un cuore se dopo due minuti si rompe? Ho volato sempre in basso, sottoterra non ho consiglio. Quando tocchi il fondo, sai, ti pare d'esserne una via. Bruci i miei pensieri, o li annego, non lo so. Fare il primo passo mi terrorizza già da un po'. Volevo soltanto qualcosa, lo ammetto. Ci penso da troppo, mi sa che forse aspetto. Oh, sono schiavo e l'ho capito, ma l'oro in mano non l'ho mai avuto. Cammino per le strade se, cammino se speranza c'è. Cammino per diventare. Vorrei lanciarmi senza senso, dire con te tutto è diverso. Perdermi per qualche giorno e ritrovarti solo al ritorno. Pensare che uno sguardo sia di più di quel che è. Rimanere in bilico non è che fa per me. Vedevo la gente rinchiusa in un cassetto, cercavo un scappato, forse inconsciamente. Quello che circonda, volevo tutto, ma ora basta un'onda. Mi basta solamente a capire quello che la gente ha da dire. Mi parla coloro che hanno già scritto la parola odio ma senza affitto. Penso di trovar nuvole bianche, forse per me grigie le anche. Non sono schiavo, l'ho capito, ma l'oro in mano non l'ho mai avuto. Grazie, grazie mille. Più sono qui, più davvero mi ritengo super fortunato. Infatti ringrazio da subito Luigi Capogrosso che mi ha dato questa opportunità. Poter iniziare l'estate così è davvero, che inizia domani a mezzanotte, però poterla inaugurare così è davvero bello. Qualche giorno fa ho avuto l'esame di maturità, quindi ho concluso un percorso molto importante, diciamo, nella vita di tutti. E quindi d'ora in poi ci sarà solo musica. Non ci sono più ostacoli, non c'è più nient'altro, mi dedicherò solo per questo e niente, sono davvero, davvero molto felice. Questa cosa mi fa venire in mente un episodio successo prima che di finire l'esame. Il presidente della commissione mi chiede: quali sono i tuoi progetti futuri? Cosa vuoi fare? E io gli racconto un po' della mia passione. E lei dice: ok, va bene la musica, ma come hobby? Cioè, la musica come hobby, ma come lavoro? Io dico: no, forse non ha capito. La musica, io vivo per la musica e morirò provando a lasciare qualcosa a questo mondo. Quindi sì, ci proviamo. Va bene, allora, il prossimo pezzo è un pezzo, diciamo, che non sta a cuore solo a me, ma diciamo anche a molti dei miei amici. Diciamo che è un pezzo uscito l'estate scorsa, però penso che sia ancora molto attuale. Si intitola Da domani, proprio perché mi sono chiesto da domani tutte le cose che potremmo fare dopo che questa situazione appunto finisce, almeno così speravo.
Invece un anno dopo ci troviamo ancora qui. Però questo non è importante, perché Da domani non è solo una canzone, è proprio un inno alla libertà. Da domani è musica, ma è anche e soprattutto leggerezza. Quindi eccovi Da domani. Al gusto da restiva, perché la festeggiare non c'è niente, però il metro di distanza si consente. Un metro di marea ci starebbe, per chi della vita non sa mai visto niente. Però eccoci qua a sorseggiare un'altra coca dal balcone dentro casa. Uscirò, ma da domani gioco la partita, se no corro per la spiaggia questa sì che viva, per darne come facevo un tempo. Però ora vedo tutto in un modo diverso, quest'estate meno meno drammi, che ho una voglia matta di innamorarmi, non guarderò più tutti allo stesso modo, la libertà ce l'hanno tolta e non è un gioco. Na, na, na. Questo mistero mi sa che questi mesi sarò un avventuriero, di quelli che non sanno mai che fare, chitarra e spalla, è tempo di reagire. Ci tocca fare un solitario da sole, e dare la città raccolta dalle mani. Chissà domani come sarà, rimpiango tanto quella mia amata libertà. Libertà! Ma da domani gioco la partita, se no corro per la spiaggia questa. Sogno che ho immaginato dopo aver visto fino, prima o poi torneremo con qualche goccia spenta, che domani ancora oggi mi spaventa. Mi spaventa, ma da domani la vita, se no torno per la spiaggia questa sì che grida, pregare come facevo un tempo, però ora vedo tutto in un modo diverso. Meno meno strammi, ho una voglia matta di innamorarmi, guarderemo tutto allo stesso modo, la libertà ce l'hanno tolta, non è un gioco. Na na na, na 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 na. Grazie! Grazie! Wow! Simone, ti senti carico? Aldo, ci sei? Più o meno ci siamo! Wow, davvero è tutto così fantastico! Non trovo davvero, davvero le parole. Questa canzone appunto raffigurava un po' la situazione dell'anno scorso, che poi non è troppo cambiata, a parte i vaccini e tutto il resto, mi raccomando, vaccinatevi. Quindi ora il viaggio continua. Questa è una canzone molto, la considero profonda, ma non troppo. Ed è una canzone che vorrei dedicare a una persona in particolare. Poco fa, qualche settimana fa, una decina di giorni, non so bene dirvi, c'era questo ragazzo, un cantautore, proprio come me, si chiamava Michele Merlo. Era un ragazzo davvero stupendo, le sue canzoni davvero mi sono entrate nel cuore. Non era troppo considerato dalla critica, però avrebbe fatto sicuramente strada. Lui andava avanti, non se ne fregava di quello che pensava la gente, se non era commerciale. Lui aveva la sua identità, faceva il suo genere musicale, e del resto non gliene importava molto. Purtroppo è stato colpito da, diciamo, da un malessere. Infatti se ne va la voce solo
a parlarne. E niente, questo ragazzo è scomparso poche settimane fa e ha lasciato davvero un vuoto nel cuore di chi lo seguiva, ma anche nel cuore di chi non lo seguiva, perché molte persone ora lo stanno scoprendo perché a volte per essere, diciamo, sentito, ascoltato, devono per forza succedere queste cose. Però a me piace pensare che non sia così. E infatti spero che la sua musica continuerà a vivere, perché se c'è una cosa davvero bella è che la musica ci rende immortali. Ed è proprio a lui che voglio dedicare questa canzone. Canzone che ho scritto in piena pandemia, che si chiama L'essenza di un respiro. Perché siamo tutti uguali nell'essenza di un respiro. La vita ci viene data, ci viene tolta e nessuno potrà mai comprare questo. Pazienza, come un astronauta non passa la partenza. Fine ricorda, siamo soltanto soli, forse alla ricerca di mondi migliori. Però questa era un po' la mia visione del mondo e mi piace pensare che siamo tutti uguali
che non ci sono preferenze in questo mondo, che siamo appunto tutti uguali nell'essenza di un respiro. E diciamo che è stato davvero, davvero difficile, però dai, più o meno ce la siamo cavata. Che dici, Simone? Sì. Un po' emozionati, però almeno parlo per me. Tu sei emozionato, Simone? Sì, emozionato. Aldo, sei emozionato? Un applauso davvero, ma sono fantastici, davvero. Per accompagnare uno come me non è semplice, perché io sono molto, molto perfettino, quindi non mi va mai bene niente, quindi niente. Però dai, più o meno, come sono stato con voi, Simone? Si può accettare, allora diciamo grazie. E niente, stamattina mi sono alzato, senza voce, e dicevo, che bella estate, l'estate la iniziamo proprio bene, cioè, salgo sul palco e mi ritiro. No, però poi per fortuna ringrazio mia madre che mi ha prescritto tisane, zenzero e limone, davvero ottime al bacio. Nonostante questo non mi sento proprio al mio 100%, però... Se sentite qualcosa che non quadra, tranquilli, è un po' normale. Niente, però poi per fortuna siamo qui, stiamo cantando, stiamo suonando, stiamo facendo quello che ci fa stare bene. E ora l'ultima canzone, che ore sono fatte? Quasi alle 10, ma voi siete qui alle 10? Wow, grazie, davvero. Emozionante, di domenica sera. Allora, quest'ultima canzone è una canzone che uscirà tra qualche giorno, anzi, precisamente... il 22 giugno su Spotify e il 25 giugno su tutte le altre piattaforme, ed è una canzone che anche questa particolare, sì dai, possiamo definirla così, perché un po' tutto questo periodo mi piace definirlo astratto, perché non sappiamo mai, non lo capiamo, un po' come qualche opera cubista astratta, e quindi ormai è diventato un po' una barzelletta tra di noi, vero Simone? Come stai vestito oggi? Un po' astratto. Tu come stai, Aldo? Un po' astratto, anche tu ti vedo un po'. È un po' astratto, vabbè. Abbiamo reso il concetto. E niente, quindi oggi ve la faccio sentire in anteprima, in una versione più acustica. Proverò a suonare l'ukulele, strumento che sto suonando da poco tempo, quindi niente. E poi mi dite voi che cosa ne pensate. Simone più esperto di me. Ci siamo. Questa canzone ci salutiamo. Io ringrazio già davvero tutti per essere venuti qui ad ascoltare me e Luca. Anzi, un altro applauso a Luca, volevo farlo, scusate. Non so se è ancora qui, però wow. Io sono, diciamo, autodidatta con gli strumenti, quindi sentire gente davvero esperta è sempre un'emozione. Poi vabbè, poi c'è Simone che è di un altro mondo. Simone autodidatta come Aldo, però wow, cioè sembra che vi siete laureati anche voi. No, ancora no, però devo dire wow. Proviamo l'ukulele. Lo sentite? Ok, perché rimando tutto, ma ora butto tutti i libri all'aria, sono come nel film, e non mi importa se domani sarà lunedì, sento già l'aria più leggera, che sono così, parapapà, e cacceremo di quei giorni troppo lumini, per respirare così tardi mentre brividi, chi si sta del mondo si ricorderà di noi, di noi. Di noi.
tempo sembrava di essere fermato a marzo. Giuro che stanno stavo diventando pazzo. La mascherina poi non aiutava, mica tanto mi appannava anche la vita, era tutto astratto. Adesso andiamo, eliminiamo tutto questo, lasciamo che la vita non abbia del resto. Ma ora tutti i livellari si come il film, in ogni modo si domani sarà lunedì. Tutto giallare quando c'era che solo così, solo così farà. Che importa siamo io e te, solo io e te. Scappiamo via da tutto e tutti, siccome quei film dove i protagonisti vivono così così, senza sapere mai domani che cosa accadrà, cosa accadrà. E poi la sera maratona tanti ribotti, e guarderemo così tanti che prenderemo un tic. Un giorno quando poi si ricorderà di noi, di noi, di noi, di noi. Spero che vi sia piaciuto, non sia simpatico. Grazie, grazie mille. Momento di silenzio. C'è? Ok. Allora, ancora grazie a Gabriele. Grazie a te, grazie a tutti voi. E come è nostra usanza, il gruppo che si esibisce per secondo diciamo può a richiesta eseguire un bis. Voi lo volete? Allora io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui così numerosi, così disciplinati, bravi, veramente un pubblico esemplare. E vi do appuntamento ai prossimi eventi che organizzeremo. In particolare stiamo lavorando alla nuova edizione di Armonia, che vorremmo fare nuovamente in villa, come quella del 2019, che è l'ultima che abbiamo fatto, e che come la precedente edizione raccoglierà un po' di tutto, quindi mostre d'arte, presentazioni di libri, musica, danza. Stiamo lavorando veramente a un'edizione che vorremmo che segnasse la rinascita. Quindi vi diamo appuntamento volentieri a questa nuova occasione, sperando di riuscirci e sperando che a settembre siamo finalmente senza nessuna limitazione. Poi volevo inoltre dirvi che abbiamo lanciato l'idea di una web radio. È un'esperienza nuova per noi, però credo che non ci potessimo tirare indietro, nel senso che questo periodo ci ha fatto conoscere le nuove tecnologie e ci ha mostrato, oltre ai lati negativi, anche i lati positivi. E siccome noi in questi anni abbiamo accumulato una quantità di contenuti enorme, voi pensate 10 edizioni di Micantino, 6 edizioni di Fuori gli Autori, poi 3 edizioni di Armonia, quindi praticamente abbiamo conosciuto una valanga di musicisti giovani e abbiamo con loro ancora contatti e siamo in grado, diciamo, di poterli ospitare nuovamente e seguirli nei loro progetti. Quindi per noi sta partendo questa iniziativa, speriamo di riuscire a farcela, perché servono parecchie energie e serve soprattutto la dedizione, diciamo. Quindi anche vedo parecchi giovani, se volete impegnarvi in una iniziativa di questo tipo siete sicuramente i benvenuti. Loro impegnarsi, no, sono miei amici, tranquillo, non lo fanno, non lo faranno. Oh, una cosa che volevo dire a Gabriele, che sì, nell'ultima riunione che abbiamo fatto con Aldo,
mi sono informato di come andassero le prove, perché lui l'ha detto, Gabriele è stato impegnato per gli esami di Stato fino all'altro ieri, no? Sì. Quindi anche fare le prove è stata un'avventura, a parte il fatto poi di scegliere la location per le prove, distanziarsi, eccetera, eccetera. Non è stato assolutamente facile. E la cosa che mi ha colpito è che Aldo mi ha detto: mi sono divertito, quindi te lo volevo io solo per questo, per il grande applauso. Quindi il divertimento secondo me è una delle componenti fondamentali, diciamo, per chi fa musica. Se uno fa musica e non si diverte, guai. Ha senso. Te lo volevo riportare come un riconoscimento, una medaglia da metterti, wow, sulla camicia. Va bene, allora io saluto tutti, raccomando una cosa, mentre per l'entrata, diciamo, per ovvi motivi abbiamo dovuto scegliere uno dei varchi, per l'uscita avete a disposizione tutti e tre i varchi, e questo ovviamente per evitare di assembrarvi. Allora, non è che adesso uscendo vi mettete a fare comunella, eccetera, eccetera. Siamo ancora purtroppo con qualche restrizione, vi raccomandiamo la massima prudenza nell'uscita. Va bene, grazie a tutti, appuntamento ai prossimi eventi. Ora però vi voglio sentire sulle mani. Così, dai. Del cammin di nostra vita, la mia sera smarrita, ma per fortuna ci entra visto entrare dall'uscita. Inferno, purgatorio, paradiso, che differenza fa? L'ora di tutti arriva, come l'amore, ma c'è chi aspetta poi senza trovarlo. Basta ragionare sempre d'amore, quel passo mai fatto, mai impianto. Se solo tu vedessi anche me, dai, io vorrei, vorrei, se potessi amerei, vorrei solo te, perché tutto farei, vorrei, vorrei, se potessi amerei, vorrei solo te, vorrei, 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 come tanti amerei, vorrei solo te, perché io scapperei, vorrei, vorrei, perché scriverei, come te vuoi felice, per me la mia felice. Lui col suo fare stravagante va a tutti gli dèi, ma quando cade il sole della notte mi faccio trasportare da Canotte, lì dove il mare e il cielo non sei tu, mi perdo nei tuoi occhi, non posso tornare più. Io vorrei, potrei, se ti schiamerei, potrei solo te, perché tutto farei. Amerei con te, tu con me, infiniti resterei, vorrei, vorrei, come tanti amerei, vorrei solo te, con te scapperei, vorrei, vorrei, con te scriverei, con te che mori felice, tu per me la mia felice, tu vea, più Dante chiamava senza fare male, come ne vuoi senza toccare, noi siamo due universi, parallela temporale, che giocano col mare per cambiare l'impressione. Chiamo in fondo un concetto simile all'amore. Io vorrei, potrei, se potessi amerei, ma tu solo te, perché tutto farai, lo vorrei, lo potrei, se potessi amerei, ma tu con me, infiniti ne avrai, lo vorrei, come tanti amerei.